Io mi chiamo Chiara Tarantino, sono archeologa e museologa, ovvero mi occupo di ricerca archeologica e di museologia e sono anche collaboratrice della Gipsoteca, diciamo che svolgo l'attività di curatrice. La Gipsoteca d'Arte Antica è uno dei musei universitari più antichi. È una collezione di fine Ottocento, anzi sono tre collezioni. La principale è quella che è del Nomal Museo, cioè la Gipsoteca, quindi una raccolta di calchi in gesso che riproducono alcune delle opere più famose dell'arte classica, in particolare dell'arte greca. Mi sono occupata di accogliere due gruppi di ragazze e un ragazzo e di guidarli nella visita al museo cercando di mettere in evidenza quelle che secondo me potevano essere gli aspetti più interessanti, sia della storia del museo che comunque è particolare, ma soprattutto delle opere d'arte che sono riprodotte, quindi della scultura in particolare greca, comunque anche romana. Ho impostato però le visite in modo molto libero. Ho chiesto di guardarsi intorno, di avvicinarsi alle statue, e tutti sono stati coinvolti in una discussione libera. Che davanti a un'opera d'arte antica di un contesto particolare, quello greco classico, ci siamo trovati tutti in realtà a parlare delle stesse cose, che hanno fatto domande su qualsiasi statua praticamente, perché ognuno magari notava un particolare in una, chi lo notava in un altro, e quindi anche questo è stato interessante. Sono assolutamente convinta che l'arte antica sia ancora attuale e sia utile per la nostra società. Ha un valore morale inestimabile, perché proprio ci fa vedere come situazioni che noi viviamo oggi, che ci sembrano situazioni eccezionali, insormontabili, eccetera, in realtà sono situazioni che l'uomo ha vissuto e superato nei millenni, da quando è iniziata la sua storia. Sicuramente c'è più attenzione al comunicare, poi c'è tanto l'organizzazione di iniziative specifiche che possano coinvolgere persone o cioè persone che non come prima scelta, mettiamola così, si avvicinerebbero o frequentano i musei. Sono tante le attività che possono essere utilizzate con finalità culturali. Trovato onestamente efficace anche ben organizzato il progetto. In un progetto di questo tipo, che ha coinvolto delle istituzioni diverse, è stato il modo migliore di lavorare, avvicinare, far entrare fisicamente proprio all'interno del museo, quindi creare un rapporto anche di fiducia, di accessibilità. L'idea è che il museo non sia una scatola vuota, ma sia un luogo ricco, ricchissimo di cose belle, prima che sono belle, ma poi sono interessanti e utili, indipendentemente anche dalla formazione, dal bagaglio culturale che uno ha.